Ora capirete il vero perché del video sulla processionaria trovata a casa mia. Ma soprattutto il perché del commento finale che ho fatto in esso. Non conoscere gli insetti spesso ha brutte conseguenze. Notizia del 28 febbraio 2015. Madre e figli all'ospedale per aver aiutato i vermi. Vedono una colonia di processionaria in fila indiana che rischia di essere schiacciata dalle bici e la mettono in salvo. Ma toccandola si pigliano una fastidiosa dermatite e finiscono al pronto soccorso. Tutto ciò è successo a Noventa Padovana, comune del Padovano appunto. Non so se soffermarmi prima sulla famigliola interessata o su questo articolo. Andiamo all'articolo prima, va. Già il titolo mi dà fastidio. Per aver aiutato i vermi? I vermi? E questi sarebbero dei giornalisti. Di una testata tra le più seguite a Padova, tra l'altro. Però aspettate che ce n'è una anche migliore. La famigliola aveva scambiato per bruchi la lunga fila di processionari ad Alpino. Mio caro giornalista, se questi non sono bruchi, cosa cavolo dovrebbero essere? Vermi, mi dirà molto probabilmente, scemo io a chiedere in effetti. Il bello è che sa anche chi sono. Googlare processionari ad Alpino non è così complicato. Magari evitava di fare figure barbine agli occhi di chi ne sa in merito e di fare cattiva informazione alla gente che non ne sa. Le parole hanno un loro peso, soprattutto in ambito scientifico. Ma passiamo alla famigliola. Volevamo fare qualcosa di buono, hanno detto. Il gesto era sicuramente buono, encomiabile e educativo per i figli della signora. Peccato che, non sapendo chi era e cosa poteva fare quella fila di non bruchi, ha rischiato molto soprattutto per i bambini. E in aggiunta, quei poveri bambini probabilmente saranno segnati a vita da questo accadimento e andranno ad aumentare la già nutrita famiglia di quelli che odiano e schifano gli insetti. Forse sono meglio quelli che schifano e non toccano, piuttosto di quelli che cercano di aiutare senza sapere a cosa vanno incontro. Che poi mi chiedo, abitando a Noventa Padovana, come si può non sapere com'è e come si muove la processionaria del Pino? Ignoranza o stupidità? A voi largo la sentenza, per Duster. Colorante E120, rosso carminio. Tutti avremmo mangiato o bevuto un alimento dal colore rosso e quasi sempre viene utilizzato proprio questo colorante per ottenerlo.